Visto che la volta scorsa mi sono sbizzardito con gli ETF da utilizzare per un portafoglio perpetuo, ho pensato perché non fare la stessa cosa ma con un portafoglio ETF che vada a ricercare solo un enorme flusso di cassa? E infatti oggi porto alla tua attenzione ETF che distribuiscono anche un 9% di dividendo annuo. Non ci credi? Ah beh, allora se non ci credi io non te ne porto non uno ma bensì sei, tutti con il dividendo sopra il 5%. Da aggiungere per completare un portafoglio già esistente o per crearne uno da dividendo solo con questi. Però devi avere pazienza, te ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo come sempre è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Oggi, come anticipavo, andiamo a vedere 6 diversi ETF con dividendi da paura, da strapparsi i capelli, però io non lo faccio perché a quest'età me li tengo, che però possono aumentare il vostro flusso di cassa in un modo disarmante. Come nel video precedente in cui ho parlato dei 3 possibili portafogli permanenti e di cui ti lascio la scheda qui da qualche parte in alto, anche qui prima di iniziare devo fare alcune premesse che sono obbligatorie. 1. Tutti questi ETF sono poco liquidi. Avendo come obiettivo dei settori specifici e essendo magari poco attraenti, la massa movimentata, l'AUM, l'Asset Under Management, è bassina, per cui bassa liquidità potrebbe voler dire che non è detto che, nel caso tu voglia scaricare la tua posizione, lo riesca a fare al prezzo che desideri o comunque così istantaneamente. 2. Sono ETF che nella maggior parte dei casi guardano solo al flusso di cassa e non al capital gain, per cui se oltre al tuo flusso in entrata cerchi anche dei prodotti che diano la possibilità di avere un grosso capital gain, non è detto che questi prodotti facciano al caso tuo. Non è che il capital gain non lo potranno fare, ma non è detto che lo facciano. 3. Alcuni sono con replica sintetica, perciò si aggiunge anche il rischio di controparte, che seppure minimo è comunque una porzione di rischio da dover tenere in considerazione. Oramai la questione della replica sintetica è più, secondo me, a mio parere, una questione di costi che non di rischi veri e propri, ma comunque sono rischi che ci sono e sempre di rischi si parla. 4. Non sono consigli finanziari ma semplici valutazioni. Io, per esempio, ho inserito uno di questi 6 ETF nel mio portafoglio personale, ma in una porzione che, rispetto al totale, è minima. Ne aggiungerò magari altri di questi 6, ma solo quando arriveranno in termini di prezzo, a un prezzo che io considero consono con sia la mia percezione del rischio e rendimento, ma anche con quello che è l'asset allocation che voglio dare. Per tale motivo, dopo questo mio approfondimento, non essendo consigli per gli acquisti, se proprio vuoi andare a comprare questi prodotti devi studiare per bene, approfondire e poi successivamente decidere cosa fare. Per dirne una, dal momento in cui ho scoperto questi ETF, ho cominciato ad analizzarli e ho effettuato il mio primo acquisto, sono passati 6 mesi, per cui per dirti non è che è una roba da tutti, bisogna approfondire per bene. Però, come sempre, ora basta premesse perché ho cominciato a registrare alle 9 del mattino e sono le 10 di sera, scherzo. Andiamo subito al computer. E partiamo subito con l'analisi di questi 6 ETF. 3 saranno obbligazionari e 3 sono azionari. Ho cercato di diversificare le tipologie di ETF proprio per andare a incontrare le esigenze di qualsiasi tipo di investitore. Io personalmente ho scelto questi 6, ce n'erano più o meno una 20 da quali potevo scegliere e ho scelto prettamente solo per il dividend yield, perché ovviamente dei prodotti di questo tipo non avranno mai un'ampia porzione del mio portafoglio, per cui saranno sempre una parte limitata, proprio perché sono delle tipologie di prodotto molto più rischiose, se così si può dire, e molto meno liquide, e anche il numero di transazioni giornaliere è molto basso, per cui non volevo dedicarci un'ampia porzione del mio portafoglio. Poi però ognuno fa le proprie considerazioni con i propri soldi. Il primo è un Xtrackers, che si chiama US Dollar, per cui è in dollari americani, High Yield Corporate Bond. Andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando, poi vi lascio gli ISIN di tutti quanti i prodotti di cui vado a parlare sotto nella descrizione del video. Al momento della registrazione di questo video, che è il 10 febbraio, ha una distribuzione del 9,5%, per cui ha un dividend yield del 9,5%, succosissimo, una replica diretta fisica. Andiamo anche a vedere che l'asset under management al momento è bassissimo, sono 563 milioni di euro, per cui non è
un ETF altamente liquido e ha in circolazione quasi 42 milioni, quasi 43 milioni di azioni. Il maturity yield è del 4,76% con una duration media del 3,83. 17 sono i paesi coinvolti all'interno di questa classificazione, di questo paniere, con 980 componenti all'interno dell'indice. I componenti principali dell'indice li possiamo vedere qui, sono aziende, sono dei corporate bond, che non vado diciamo ad approfondire proprio perché quello che è il mio interesse qui è semplicemente andare a presentare i prodotti come sempre in maniera molto schematica e poco approfondita, perché soprattutto in questo caso sono dei prodotti piuttosto rischiosi, poco liquidi, non mi va di andare a fondo, ognuno deve fare obbligatoriamente i propri studi. Le performance è un ETF non nuovissimo ma neanche vecchissimo, è nato da 3 anni e segue come tutte le obbligazioni corporate più o meno l'andamento del mercato azionario, per cui possiamo vedere che aveva una fase di crescita, poi è andata a calare nel periodo in cui si è andata incontro alla crisi pandemica e poi è andata a salire, adesso sta un po' stagnando, però un 9,5% sicuramente non fa male a nessuno. Passiamo al secondo prodotto, questo è un Lyxor, è eggiato in euro pur essendo in dollari e ha una distribuzione, anche questa molto interessante, del 7,2%. Dimenticato di dirvi, per quanto riguarda l'X-Trackers di prima, la tipologia di erogazione di dividendi è trimestrale, per quanto riguarda questo invece è annuale, per cui ogni anno viene erogato un 7,2% di dividendo. Anche in questo caso abbiamo un obbligazionario corporate e si va a vedere subito quello che sono, diciamo, le performance del portafoglio da quando è nato. Anche in questo caso, come si può vedere, qualsiasi corporate va a seguire più o meno quello che è l'andamento dell'azionario. Questo è leggermente più liquido dell'altro, dell'X-Trackers che abbiamo visto prima. Comunque si parla di liquidità, di transazioni giornaliere molto basse. Bisogna stare attenti quando si fa una tipologia di investimento di questo tipo. Il fondo al momento ha 143 milioni di euro di asset under management. Qui abbiamo i titoli, i primi 10 titoli dell'indice. Sono ovviamente delle obbligazioni corporate. E il peso, anche come quello precedente, è molto basso sul totale, proprio perché bisogna diversificare il più possibile. Questi sono i dati dell'indice, come cedola media, duration di 4,5 anni. Andiamo a vedere anche la scomposizione dell'indice. Abbiamo beni voltuari un 18%, l'healthcare un 16%, comunicazioni un 14%, la finanza un 11%, il tecnologico un 10%. Qui abbiamo anche una scomposizione per scadenze. Vediamo che la maggior parte delle obbligazioni sono praticamente dai 7 ai 10 anni, o comunque la porzione più ampia è fra i 3 e i 10 anni, per cui si tratta di obbligazioni a scadenza medio-lunga, non lunghissima. Il rating possiamo vedere che va dal BBB fino al non pervenuto, per cui si tratta, come dicevo prima, di corporate piuttosto rischiosi. Se andiamo a vedere dove sono queste aziende, quasi quasi l'88% negli Stati Uniti, un 3% in Canada e poi via via il resto d'Europa. Un TER molto basso del 0,3%. L'ultimo obbligazionario che andiamo a vedere è sempre un X-Trackers, ma in questo caso non sono obbligazioni corporate, ma sono dei bond governativi, però dei paesi emergenti. Per cui qui ci si va a esporre non alla parte corporate, ma a quella, diciamo, istituzionale. Andiamo subito a vedere che questo ETF ha un TER dello 0,25% e 8,52% di dividendo, con una distribuzione che è di tipo trimestrale. Anche in questo caso l'epica diretta fisica campionaria, e abbiamo un asset under management che è a 866 milioni di euro, per cui sta crescendo piano piano. L'ultima volta che l'avevo visto io invece l'asset under management era intorno ai 580 milioni di euro, per cui piano piano sale, la gente comincia a notare il prodotto. I componenti principali dell'indice: abbiamo un 1,23% in Russia, Repubblica dell'Ecuador 0,97%, Kuwait 0,86%. Comunque sono una tipologia di scomposizione dell'indice piuttosto frazionata, per cui si cerca di ridurre il rischio correlato alle singole nazioni. Se andiamo a guardare le performance dell'indice, anche in questo caso è un indice piuttosto nuovo, a 3 anni, e anche in questo caso si può notare che, pur essendo un obbligazionario di tipo istituzionale, la correlazione con il mercato azionario non è al 100% uguale, ma è molto correlata, perché si può vedere che il flusso di movimenti è più o meno correlabile a quello di corporate, anche se in questo caso si vede come in questa fase in cui l'azionario cresce molto di più, la parte obbligazionaria, pur essendo nei mercati emergenti, tende a scegliere. Per il momento 3 ETF di tipo obbligazionario, uno che dà un 9,5% circa di yield, l'altro un 8,50% e un 7,20%. Però andiamo a passare invece agli ETF azionari che ho selezionato per voi, e anche qui le sorprese sono molto interessanti. Il primo ETF, e qui vi do una chicca, anzi un'anticipazione, questo l'ho inserito nel mio portafoglio in una piccola porzione,
e l'Invesco Morningstar US Energy Infrastructure, per cui è un indice che va a seguire tutte quelle aziende che vanno a replicare un indice che segue appunto le strutture energetiche internazionali, in particolare in questo caso però il benchmark va a seguire principalmente la parte americana. Ha un TER dello 0,50%, il patrimonio netto gestito under management è di 36 milioni di dollari, la valuta in dollari statunitensi. Andiamo a vedere i componenti che vanno a essere parte di questo indice. Settorialmente gli energy sono in maniera preponderante, il 98%, e poi utilities 2%. E qui possiamo vedere i primi 10 componenti del titolo, che sono principalmente aziende che fanno pipelining, per cui fanno trasferimento di energia, petrolio, gas, così via. Conosciamo EPD, conosciamo Western Midstream Partners, Magellan Midstream Partners. Dal punto di vista della scomposizione regionale abbiamo un 100% negli Stati Uniti d'America, e settoriale possiamo vedere come sia molto diversificato in termini settoriali. In termini di peso, i componenti dell'asset, i primi 1, 2, 3, 4, 5 sono molto importanti, perché praticamente abbiamo quasi un 35-40% dell'indice, e la controparte in questo caso è Morgan Stanley, perché questo fondo, questo ETF, è a replica sintetica con controparte il Morgan Stanley. In questo caso ovviamente bisogna ricordarsi che quando c'è un ETF a replica sintetica c'è il rischio controparte, però spero non avvenga mai, ma se fallisce Morgan Stanley, insomma, non è proprio bello, un po' per nessuno. Il secondo ETF è sempre un Invesco, e in questo caso andiamo a porzionarci dal 7,14% di dividendo di quello precedente a questo che è un 5,68%, e va a investire nei paesi emergenti che danno alto dividendo ma low volatility, per cui abbiamo una distribuzione di aziende dei mercati emergenti che però hanno una volatilità più bassa rispetto al resto del mercato azionario emergente. Abbiamo 150 azioni in questo paniere, e poi di queste 100 vengono aggiunte. Questo ETF è un ETF leggermente più grande, con 95 milioni di asset under management, ha un volume molto basso, per cui questo è uno dei più bassi, mi sa, di quelli che ho, che porto quest'oggi. Se andiamo a vedere i componenti che vanno a essere parte di questo indice, settorialmente è molto diversificato, soprattutto su finanziari, utilities, materials, REITs, energia e comunicazioni, e la maggior parte, quasi il 50%, è in Cina. Poi abbiamo Federazione Russa, Taiwan, India, Brasile e così via tutti gli altri. I primi 10 titoli non sono solo aziende, ma ci sono anche ETF. Infatti abbiamo l'iShares MSCI India come ETF, che ha un peso dell'8%, e poi aziende quotate sul mercato cinese di Hong Kong, Taiwan, China Power, Hong Kong Energy Corp e così via. Diciamo che i primi 10 componenti di questo fondo non vanno a superare il 20-25% del totale. Dal punto di vista delle performance come ETF, questo, a differenza degli obbligazionari, è andato a rendere qualcosina in più. Come si può vedere è anche più vecchio, è nato nel 2016, segue ovviamente il mercato azionario, ma è andato a dare dei rendimenti piuttosto importanti e piuttosto succosi. Ma ovviamente chi va a investire in un ETF del genere credo che sappia benissimo che sono ETF molto volatili, pur essendo low volatility, e si vada più, diciamo, a orientare verso la distribuzione che non sul capital gain. Ultimo ETF è un Alerian Midstream Energy, anche questo un 5,65% di dividend yield, è ancora più piccolo, il più piccolo di tutti e sei quelli presentati oggi, con 28 milioni di asset under management, e questo ETF appunto va a fornire un'esposizione diversificata sulle società energetiche midstream, come quello precedente del US Energy Infrastructure, ma questo è molto ma molto più orientato al midstream, e soprattutto va a orientarsi sia sul mercato statunitense che canadese. Andiamo a vedere quelle che sono le performance del fondo, che ha dato, insomma, da quando è stato quotato nel 2020, un 66% circa di rendimento, per cui ovviamente non ci si può aspettare che abbia sempre questi rendimenti, bisogna farsi due conti e capire bene che non sono rendimenti che possono essere sostenuti nel tempo. Dal punto di vista delle holdings abbiamo anche qui MLPX, TC Energy Corporation, EPD, Kinder Morgan, Pembina Pipeline, per cui è non solo statunitense, ma in questo caso c'è molto più di diversificazione anche sul mercato canadese, che va a comporre quasi un 27% dell'indice, mentre un 73,5% è negli Stati Uniti d'America, e per cui si va un po' a diversificare fra i due mercati più importanti del Nord America, andando a includere delle aziende che ovviamente non erano parte del primo ETF,
quello del Morningstar US Energy Infrastructure. Infatti, tra l'altro, qui c'è Pembina Pipeline, che è una delle aziende da dividendo che ho nel mio portafoglio personale da dividendo. Poi, come si può vedere, le prime 10 posizioni dell'indice vanno a coprire una parte molto importante della totalità dell'indice, quasi un 60%, proprio perché è molto più concentrato su alcune aziende. Ovviamente, come ho detto all'inizio, queste presentazioni sono molto, ma molto generiche, perché essendo dei prodotti molto rischiosi, non voglio andare assolutamente troppo nei dettagli, in modo che la gente possa più o meno capire che conviene investire per uno o per l'altro motivo. Invece ho voluto darvi delle idee che potete andare ad approfondire per conto vostro. Io vi dico la verità, come vi ho detto prima, un di questi ETF l'ho già aggiunto al portafoglio, ne vorrei aggiungere un altro paio. Magari non so se quando il portafoglio sarà molto più cospicuo, nel senso che avrò aggiunto tutte le aziende che ho in mente, posso aggiungere tutte e sei, non lo so. Però ovviamente questi non sono così investimento, ma sono solo delle semplici valutazioni che porto alla vostra attenzione per farvi ragionare sul fatto che si possono fare anche dei grossi capital gain e dei grossi dividendi con degli ETF, che ovviamente portando dei grossi dividend yield portano anche dei rischi maggiori. Adesso andiamo fuori dal computer per le nostre ultime considerazioni. Spero che questa carrellata di questi ETF ad alto rendimento sia stato di tuo interesse e che possa averti dato lo spunto per capire cosa intendo quando dico che gli ETF sono strumenti molto versatili e di più facile utilizzo, e con i quali si può praticamente pianificare qualsiasi strategia di investimento. Ovviamente non bisogna cadere nel tranello che investire con gli ETF è semplice, e soprattutto con i prodotti che ho appena presentato, che sono esclusivamente rischiosi e volatili, ma bisogna sempre approfondire il sito dell'emittente per capire bene cosa compriamo, con che strategia o con che gestione viene trattato il market di riferimento. Fammi sapere cosa ne pensi nella sezione commenti qui sotto, e fammi sapere magari se conoscevi già questi prodotti, o magari dammi degli spunti di riflessione per altri prodotti da condividere con me e con la community. Poi, se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di fammelo capire con un bel pollicione in su, questo qui, così fai capire all'algoritmo di YouTube che i miei contenuti ti piacciono. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti assolutamente nessun video successivo, nessun contenuto successivo, clicca la campanella delle notifiche dopo esserti iscritto, così ogni mia nuova pubblicazione ti sarà notificata. Bene, anche per oggi è tutto, e noi ci vediamo a un prossimo video lunedì prossimo con Buonanotte Mercati, perché oggi è venerdì e si chiude la settimana di pubblicazione. Ciao!